Ciao ragazzi e benvenuti su Castillo Drums. Oggi video un po' particolare, video non preparato. In realtà ho deciso di fare questo video, ho attaccato la telecamera e sono partito. Quindi non so bene cosa ne verrà fuori, ma ho deciso di fare questo video apposta perché è un argomento secondo me molto importante. È un argomento che mi sta abbastanza a cuore, ma più che altro è un argomento che secondo me potrebbe aiutarvi, potrebbe aiutare i vostri allievi, potrebbe aiutare, che ne so, potrebbe aiutarvi in generale. Quindi vi voglio parlare di quello che odio di più dei batteristi, della cosa che mi dà più fastidio dei batteristi. Non voglio generalizzare, nel senso non è una cosa che tutti i batteristi fanno, eccetera. No, ma ci sono tanti batteristi, probabilmente anche tanti musicisti. Però io voglio parlare di batteristi oggi. No, non ho mandato la sigla, quindi non posso ancora dirvelo che cos'è. Mando la sigla e poi cominciamo veramente, se no non parte veramente il video. Sigla! Vi dicevo, prima di far partire la sigla, che la cosa che odio di più dei batteristi è il fatto di lasciare alcune cose per scontato, che oggi andrò a spiegarvi che cosa sono. E con questo non vi voglio dire le cose importantissime per i batteristi, le cose che bisogna studiare, lo stick control, queste cose qua, della tecnica, eccetera, eccetera. No, non è questo. Non sto parlando di batteristi che devono fare la professione, sto parlando di chiunque. Perché? Perché a volte mi capita di avere degli allievi che arrivano a lezione e mi chiedono di fare certe cose senza però capire veramente quali sono i passi per fare una certa cosa. Se io voglio fare i gospel chops super veloci, non li posso fare subito, ma devo fare un certo percorso per poi riuscire a farli. E questa cosa ci sta che non si sappia all'inizio, ma il problema è che nel momento in cui io te la spiego questa cosa e ti dico guarda che i gospel chops non li puoi fare in questo momento, e vabbè, chi se ne frega, voglio farli, faccio già questa roba qua e voglio farlo senza dover studiare. Ecco, quello è un problema, ragazzi. Perché, ad esempio, il primo punto di cui vi voglio parlare è la tecnica. La tecnica, se non si ha, non è un problema. Nel senso, non è che bisogna avere la super tecnica, tutti devono essere mangini. Però il fatto è che la tecnica serve, ragazzi, perché ci permette di suonare meglio, eccetera, eccetera, ma in primis di non farci del male. Questa è la cosa principale. Ve lo dico spesso, ma non mi stancherò mai di dirvelo. Perché se un mio allievo arriva a lezione e vuole fare i gospel chops, come vi dicevo prima, non lo può fare subito, lo potrà fare, però deve studiare in un certo modo. Se non studia in un certo modo, ma ci prova lo stesso, rischia di farsi del male. E quindi la batteria, che doveva essere la cosa più figa del mondo, la cosa più divertente del mondo, diventa un problema perché si è sottovalutata tutta la questione tecnica. E questa a me è una roba che dà fastidio. Come vi ho già detto prima, non è che tutti dobbiamo sapere già tutto subito, però se il nostro maestro ci dice guarda che non lo puoi fare, la risposta non deve essere ma sì, vabbè, ma tanto è solo quello. No, non è solo quello. Lo sto dicendo per te, ma questo come anche ad esempio la lettura. C'è chi magari arriva a lezione e ti dice che vuole imparare a leggere e poi qualsiasi cosa gli metti davanti ti dice e vabbè, ma quello è una cavolata. Poi gli dici di fartelo e alla prima battuta si inceppa. Perché? Perché ha dato un sacco di cose per scontato. Ha visto ste note e ha detto vabbè, è facile. Anziché pensare forse ci provo prima di dire che facile. Ricordatevi sempre sta roba, raga. Dite che una cosa è facile quando l'avete finita. So che sembra una cavolata, però anche se vi danno il brano degli AC/DC più semplice del mondo, dopo che l'avete fatto bene e dopo che siete a posto, eccetera, dite era facile. Mai dirlo prima. Mai. Questa è una regola fondamentale. Un'altra cosa che i batteristi danno troppo per scontato e sottovalutano alla grande è il tempo. Cioè il fatto di andare a tempo, che vuol dire cominciare una canzone a 80 bpm, finirla a 80 bpm, ma anche riuscire ad andare a tempo, che vuol dire suonare gli ottavi giusti, che vuol dire suonare le terzine nel modo corretto, che vuol dire andare col metronomo se si va col metronomo, che vuol dire andare a tempo anche se non si è al metronomo. E questa è una cosa che sembra impossibile, e a me sembra impossibile perché i batteristi servono per quello, servono principalmente per tenere il tempo. Poi in un genere lo fanno in un modo, in un genere lo fanno nell'altro, ma l'idea principale del batterista è
tenere il tempo. Invece molti la buttano sul vabbè, ma questo è il mio stile, io suono così, e quindi se magari tira avanti o tira indietro come un treno, dice vabbè, ma io sono questo, io suono così. Non è proprio così, nel senso, ci sta dopo che si è fatto un percorso. Se Golino mi dice io lì ho tirato avanti, ci credo, perché vuol dire che nella sua testa ha detto ok, adesso questo, in questo pezzo ci sta di tirare avanti sul tempo, magari prendo anche qualche BPM, ma può servire alla canzone. In quel caso lì, ok, lui ha studiato il tempo perfettamente e lo fa come vuole, tira avanti, tira indietro, ma sempre a servizio della musica. Invece, se il fatto di dire tira avanti, tira indietro perché è il mio stile, e in realtà quel è il mio stile, è solo la questione che non vi siete mai messi a studiare veramente il tempo, quella lì è più pigrizia in realtà, cioè è un cercare una scusa per riuscire a dire ok, non l'ho studiata, ma ho la scusa che mi può parare le chiappe. Ed è una cosa che si fa spessissimo, cioè questa cosa qua della pigrizia, tra virgolette, si fa, io l'ho fatta un sacco di volte ho detto a me il doppio pedale non piace per niente, poi in realtà non è che non mi piace, non lo so suonare, e quindi dicevo non mi piace il doppio pedale, assolutamente non mi è mai piaciuto, se mi fossi messo a studiare e andassi veloce col doppio pedale sarei veramente molto felice e direi che il doppio pedale è una figata. Però queste sono tutte le cose che appunto sono un po' scuse tante volte, e il doppio pedale ho la fortuna che non più di tanto, ma una cosa come il tempo, una cosa come la tecnica giusta, come vi dicevo, non velocità ma tecnica giusta per non farsi del male, sono fondamentali, bisogna averle, ma soprattutto bisogna cercare di studiarle, bisogna impegnarsi a studiarle senza dire vabbè, ma tanto quello è così, tanto il mio stile, oppure tanto quello non serve. A forza di dire tanto quello non serve, poi andiamo in una band e ci dicono lui va a tempo, lui ce la fa, e quindi prendiamo lui al posto di te. E con questo, giusto per finire, anche per quanto riguarda le band, nel senso, quando un batterista arriva in una band e pensa che sia tutto facile, ma sì, c'è la scaletta da studiare con i 20 brani, ma li so, li ho sentiti, oppure ma sì, quel brano lì ci vado dietro più o meno, tanto alla fine se tengo un 4 quarti, pum, pa, pum, pa, va bene per tutti i pezzi. Ecco, questa cosa è un'altra cosa che i batteristi danno troppo spesso per scontato, il fatto di suonare così a caso. Con questo, attenzione, perché poi so che scatenerò una cosa nei commenti, non vuol dire che ci si trova tra amici e suoniamo un po' così, quello ci sta, raga, cioè se vogliamo suonare tranquillamente tra amici così, non è che dobbiamo studiarci i pezzi, non è che dobbiamo, dipende poi da qual è l'idea della band. Però se invece dobbiamo andare a fare una serata, dobbiamo prepararci bene, sono tutti preparati bene, noi batteristi non possiamo arrivare dicendo vabbè, ma tanto faccio pompa e va tutto bene. No, perché per prima cosa quella canzone avrà una stesura, quindi ci saranno strofe, ritornelli special da seguire, magari quella canzone avrà degli stacchi, magari dovrai fare il feeling in quel punto, e quindi se tu te la prendi un po' così a caso e la suoni come viene, non verrà mai bene, e quindi gli altri della band si incavoleranno e ti diranno dalla prossima volta c'è lui, quello di prima, quello che andava a tempo. Quindi questo è un video polemico, sì, lo dico, questo è un video polemico, perché io ho fatto tante cavolate anche di questo tipo qua, ne faccio ancora ovviamente, e questo video lo voglio fare anche per me, per ricordarmi che ci sono delle cose che non bisogna sottovalutare, ci sono delle cose che non bisogna fare assolutamente se si vuole essere un buon musicista, ma in generale nella vita non bisogna mai sottovalutare nulla. E voglio fare questo video anche per tutti i ragazzi che magari suonano da poco la batteria e pensano che sia tutto facile, oppure pensano che vabbè, tanto io voglio diventare come Travis Barker e allora basta che faccio quelle. No, non è così. Travis Barker si è fatto un mazzo tanto per arrivare dov'è, ha studiato la tecnica, ha studiato il tempo, ha cercato tutte varie cose che l'hanno portato lì. Non basta dire voglio suonare come lui, quindi ci provo e vabbè. Basta, spero abbiate capito questo video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché appunto voleva essere un video polemico, ma ovviamente sto scherzando, voleva essere un video per cercare di aiutare chiunque, però un attimo per fare riflettere, poi magari non vi trovate nelle cose che dico e quindi ci sta, vuol dire che non avete dato niente per scontato ma vi impegnate veramente in quello che fate e quindi siete sulla strada giusta. Con questo basta, io vi chiedo solo di lasciarmi un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensate di questo video. Come vi ho detto, ho acceso la
telecamera e ho detto, dico questo concetto che voglio spiegare e basta, e vedo la gente che cosa ne pensa. Quindi io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.